buongiorno, sono chef Stefano De Gregorio e oggi preparerò un'insalata liquida di sedano con gorgonzola dolce DOP. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di gorgonzola DOP a sapore di intorni Conad, un ceppo di sedano, 2 patate, scalogno, misticanza, sale, carote e cipolla, pane casareccio, filo d'olio e fioriduli per decorare. Iniziamo come prima cosa a preparare un brodo vegetale. Vado a prendere del sedano, vado a ricavare dei trucioli. Questi li mettiamo in acqua e ghiaccio in modo che rimangano croccanti e si arriccino. Con il resto del sedano lo utilizzeremo per fare una crema, quindi andiamo a tagliarlo a pezzettoni, piuttosto grossi, tanto poi andremo a frullarlo. Utilizziamo anche le foglie, magari quelle un po' più tenere, quelle un po' più chiare. Padella, filo d'olio, puliamo anche lo scalogno, anche lui tritato grossolanamente, e lo inserisco all'interno della padella. La patata ci servirà perché, dovendo fare una crema, soltanto col sedano rimarrebbe troppo liquido. Utilizziamo la patata perché l'amido ci aiuterà poi a legare la nostra salsa, insomma. La tagliamo piuttosto fine in modo che velocizziamo anche i tempi di cottura. Nel frattempo prendiamo pane casareccio, quindi andiamo a tagliare via la crosta che non ci servirà e facciamo dei cubetti piuttosto grossi perché poi diventerà la nostra base d'appoggio per lo zola. Cerchiamo di farli tutti quanti il più uguale possibile. Andiamo a inserire il sedano e per ultime le foglie. Le tritiamo anche loro. Regoliamo di sale. E bagniamo col brodo. Andiamo a preparare i nostri crostini. Quindi padella ben calda, filo d'olio. Prepariamo lo zola. Quindi andiamo a fare dei cubetti grossi come abbiamo tagliato i nostri cubetti di pane. In questa ricetta ho voluto lasciarlo il più neutro possibile, evitando di fare creme o fondute, ma perché volevo appunto che si valorizzasse il più possibile il prodotto. Controllo il pane. Devono diventare belli dorati. Prepariamo della carta assorbente in modo da far scolare dall'olio in eccesso i nostri crostini. Devono rimanere belli dorati, ma non troppo secchi. Controllo la salsa e inseriamo il composto. Nel caso risultasse troppo denso, utilizzate per allungare un po' la salsa il brodo vegetale che abbiamo fatto in precedenza. Deve diventare una crema bella liscia. Aggiungiamo un filo d'olio che ci aiuterà ad emulsionare la salsa. Questo piatto può essere mangiato e gustato in due modi. Possiamo tenere sia la salsa calda oppure farla raffreddare e mangiarlo d'estate, in primavera, insomma, in modo che si possa gustare anche a temperatura ambiente, magari non freddo. Il sedano che abbiamo tagliato in precedenza lo asciughiamo. Carta assorbente, lo tamponiamo un po', vedete è diventato riccio ed è anche un po' più
croccante rispetto alla prima parte quando abbiamo tagliato. Lo stesso facciamo con la misticanza. Quindi asciughiamo per bene, senza schiacciare troppo ovviamente. Li condiamo con un pizzico di sale, poco, un filo d'olio. Mettiamo alla base la crema di sedano. Ci aiutiamo picchiando sotto in modo da renderla uniforme. Iniziamo a posizionare i nostri elementi, quindi i crostini. Zola. Ultimiamo col sedano. Qualche foglia di misticanza. E in ultimo qualche petalo di fioredolo per decorare. Il piatto è pronto. Buon appetito!